Bentornati a Un caffè con Nat. Nella versione 2.0, quindi è la nostra prima video intervista dei caffè con Nat. La meravigliosa autrice che vi presento oggi è Anna Bertini, che esce oggi in libreria con il suo Stelle Doppie, edito da Arcadia Editore, di cui abbiamo una diapositiva. Appena arrivato anche a me, proprio Ah, che oggi. meraviglia, è proprio lucido, nuovo, bello. Sì, anch'io lo vedo oggi per la prima volta, quindi proprio Come una toccare il proprio libro, Anna? toccarlo di carta, fa un'impressione tutta bella. Fa effetto a me che non l'ho scritto, però partecipo alla tua emozione, tutto ex libris e con te. Ringraziamo di nuovo te per l'invito e Arcadia che ha per. Assolutamente, ma una fantastica casa editrice con delle persone super attente e accurate anche nella scelta della copertina. Io amo molto la tua copertina, Anna, veramente. Sì, devo dire che anch'io è stato buffo perché all'inizio me ne hanno proposte alcune, ovviamente la copertina la sceglievano loro. Inizialmente, pur avendo visto questa, avevo preferito un'altra. Poi la sera ho scritto all'editore e gli ho detto: più che vedo l'altra, più mi piace. Lui mi ha detto: beh, guarda, mi fa piacere, scelto quella. Bene, vedi, a volte gli innamoramenti hanno bisogno di un tempo per sedimentare. Anche questa è una piccola lezione dell'editoria. Ovviamente il tuo libro è così fresco e così, anzi, inizio col dire che è un fantastico regalo di Natale, che usciamo proprio nel momento giusto, quindi insomma, non siate timidi. Essendo così nuovo, così in fasce, vogliamo lasciare al lettore anche un po' il gusto dell'ignoto e della scoperta, ma non posso non chiederti di partire con il nome Stelle Doppie e soprattutto con la magia del luogo di Aldebaran. Sì, allora il titolo del libro, Le stelle doppie, ha una doppia valenza metaforica. Una perché effettivamente il luogo principe, diciamo, della mia vicenda è questo stabilimento balneare della costa degli Etruschi, quindi sulla costa toscana, che si chiama Aldebaran, e Aldebaran è una stella doppia. Nello stesso tempo la stella doppia è anche proprio la metafora dei rapporti che si vengono a creare tra questi ragazzi, tra queste persone che si sono conosciute e frequentate al mare da giovani, da bambini e poi crescendo, insomma, insieme Certo. in luogo, e che a loro volta vivono, talvolta anche inconsapevolmente, in una specie di simbiosi energetica che li aiuta nel procedere del loro cammino di vita. E infatti la stella doppia è una stella che ha praticamente, che sono due corpi celesti uno dentro l'altro, cioè c'è una stella più energetica, più luminosa, più visibile, ma dentro la stella c'è un altro corpo celeste di intensità di luminescenza minore che praticamente vive, acquisisce una dignità di stella proprio vivendo in rapporto con l'altro. Ecco, questa metafora dell'astronomia mi sembrava proprio quella giusta per descrivere queste persone che in qualche modo si aiutano a dipanare il loro cammino di persone adulte nel mondo, essendosi conosciuti da piccoli. È molto affascinante questo tuo lato da ricercatore, mi piace molto anche la passione che ci leggo, no? Le notti a cercare una. No, in realtà devo dire anche che è una cosa che mi è venuta, cioè io avevo in mente questo luogo dove avevo già ambientato, che poi insomma c'è anche una corrispondenza reale con un luogo dove io ho passato la mia infanzia, e in realtà
quando mi sono messa a scrivere le stelle doppie, lo sono poi andata a recuperare, ho sentito l'esigenza di portare questo luogo che era già stato il luogo del mio primo romanzetto adolescenziale di quando ero proprio una ragazzina, della mia prima prova di scrittura. Ho sentito l'esigenza di riportarlo dentro a questa storia perché mi sono accorta che ci voleva, ecco. Quindi è stata sì, una ricerca. C'è stata una ricerca, ma perché è venuta un po' da sé, no? Di dover approfondire come mai questa stella comparì. Certo, perché me la ritrovo sempre in testa. Facciamo un passettino ulteriore. Anni 70, un gruppo di sette ragazzi, appunto, si ritrova in questo luogo vacanziero. E poi un salto temporale e questi stessi personaggi, che mi piacerebbe più definire persone perché sono proprio ricche di un'umanità talmente reale che insomma a volte si fa addirittura fatica a credere che non esistano davvero, e decidono di organizzare una reunion. Quindi parliamo brevemente del gruppone dei sette ragazzi. Sì, sono sette ragazzi che in parte in effetti hanno degli alter ego molto molto reali nella mia vita e quindi sì, ovviamente do a queste persone un'esistenza emozionale molto forte, insomma, molto precisa. Sono sette ragazzi, alcuni appartengono a famiglie che da posti vicini, da luoghi vicini vanno appunto a fare le vacanze, a trascorrere le vacanze a Molina dove c'è il Bagno Aldebaran, in particolare da una città vicina che io chiamo Ardenga, ci sono Lucilla e Marco della famiglia Grazioli e i loro amici di famiglia, la famiglia Lati, amici dei genitori, Guido e Giulia, che non c'è più, è morta la mamma di Jacopo e Manuel, che sono appunto i coetanei di Lucilla e Marco. Poi ci sono invece Simone e Assia Battistelli che fanno parte proprio della famiglia che gestisce lo stabilimento balneare Aldebaran. Però questi bambini che vengono da un contesto tutto sommato un pochino altro, che sono autoctoni, insomma, vivono l'estate, hanno costruito con questi ragazzi villeggianti invece un rapporto fortissimo, molto molto intenso che li porterà a rimanere legati un po' tutta la vita. L'altro personaggio è Silvia Poli, invece, che abita anche lei in una cittadina di mare, ma più lontana, però la famiglia dei suoi nonni è originaria di Molina. E quindi anche lei ha un legame molto forte con quel luogo e farà parte poi integrante del gruppo dei sette ragazzi, diciamo. Certo, sette ragazzi con delle radici legate al luogo, infatti vi consiglio anche di leggere le descrizioni che Anna fa dei luoghi, perché a volte, poi ci ritorneremo magari tra un attimo, sono veramente di ambientazione cinematografica. Libri, letture. Il tuo romanzo è permeato dalla tua scelta letteraria, la tua biblioteca personale. Diciamo che a un certo punto emerge in modo evidente. Anche i personaggi stessi, nel libro troviamo un bibliotecario, c'è un piccolo furto di libri. E c'è una scrittura nella scrittura, che sono i racconti di Luke. Mi piacerebbe che tu parlassi un pochino sia della scrittura nella scrittura e poi anche dei piccoli racconti di Luke. Sì, allora, c'è la scrittura nella scrittura e in particolare questa riguarda Luke. Luke è una ragazza, ormai donna quando la conosciamo, che però
ha subito un distacco dal suo io infantile. Quindi nella sua vita c'è questo buco nero per cui lei non riesce a essere in contatto con la sua infanzia, con la sua io bambina, e lei quindi non si esprime, diciamo, scrivendo in maniera del tutto terapeutica, cioè lei ha bisogno di scrivere per tirare fuori delle storie da sé, per esprimere alcune cose che evidentemente non riesce più a comunicare altrimenti. Certo. Quindi usa la scrittura proprio in maniera terapeutica. Terapeutica. E in questa scrittura lei fotografa di nuovo i momenti di questo gruppo di ragazzi di questa infanzia. Anche se appunto lei ha questa immagine un po' fredda, un po' inaffettiva, eccetera. Quando invece scrive, recupera tutto questo anche pathos, questa sensibilità, questa empatia verso questa sua infanzia che non riesce più ad avere altrimenti. Un personaggio adorabile e anche nella sua nel suo bipolarismo, passami il termine, è così reale che è impossibile non amarla sia quando fa la distaccata con il mondo circostante, sia quando poi si concede ai suoi sentimenti più intimi, più profondi. Sì, sarà proprio il personaggio che rompe un importante guscio, no? E quindi, insomma, che avrà un'evoluzione veramente importante nel libro. Poi la scrittura c'è in altri modi, c'è il famoso episodio del bibliotecario del furto dei libri, sempre collegato a Luke. E poi a un certo punto esce anche proprio, sempre Luke cita un libro di Cortázar, il bestiario di Cortázar, e dice che vi escono le cose come i coniglietti bianchi nel romanzo di Cortázar. Quindi diciamo che sì, c'è molta metaletterarietà dentro, senz'altro. C'è anche l'evidente presenza dell'importanza che i libri hanno nella tua vita, Anna, quindi Perché essendo il tuo romanzo non poteva essere altrimenti, direi. sì, infatti, Dai, voglio dire, leggici un io sono. pezzettino. Sì, leggo un pezzo. Una cosa interessante, prima di leggerlo, questo paragrafo si chiama Traiettorie 5, Guido e Giulia, che sono i genitori di Jacopo e Manuel Alati. Traiettorie perché quando si seguono le vite dei personaggi le si segue come se fossero stelle, quindi invece di chiamarsi capitolo si chiamano traiettoria. Grazie. Guido e Giulia si erano sposati in una chiesetta nella tenuta confinante con le terre agricole degli Sforni. La cappella apparteneva alla grande famiglia italiana, proprietaria della stessa industria automobilistica torinese dove l'ingegner Guido era entrato a lavorare appena terminati gli studi, bruciando le tappe di una carriera che in pochi anni ne aveva fatto uno dei più giovani dirigenti. I proprietari lo stimavano e avevano proposto di usare la cappella per la cerimonia, poiché l'occasione galeotta dell'incontro tra Guido e la figlia di Brando Sforni era stata una visita nei loro possedimenti di campagna. Il fattore Sforni era un uomo rustico e retto che aveva lavorato tanto per costruirsi la necessaria a garantire il proseguimento degli studi ai propri figli. Giulia era una ragazza di rara bellezza e personalità che amava la sua professione di insegnante. Si dedicava con sensibilità ai bambini delle sue classi e coltivava la passione per la musica e la letteratura. Sapeva suonare molto bene la chitarra, aveva preso lezioni da una parente argentina, Mariela, che si era trattenuta qualche mese da loro nella fattoria per migliorare l'italiano negli anni 70, 60.
Devo anche dire una cosa, già che leggo proprio questo pezzo, che colei che ha letto dentro Arcadia per prima il manoscritto è stata Mariella Peritore, una delle due sorelle Ivana e Mariella Peritore, che erano tra l'altro Arcadia una collana, quella Sidecar, insieme a Patrizio. E quando lei ha letto il manoscritto, in modo del tutto inaspettato, si è ritrovata dentro, perché Mariella, lei si chiama Mariella, e io ho messo appunto l'insegnante di chitarra, che poi più avanti diventerà anche una bambinaia, insomma, verrà in Europa, aiuta quando i bambini rimarranno soli per aiutare la nonna a crescerli. E quindi è stata una cosa anche lì molto, una rivelazione strana, perché la prima che ha letto il manoscritto in casa editrice si è È stata ritrovata. lei e si è ritrovata dentro. Pensa te, avrà pensato anche qui che Anna è una scrittrice un po' maga. Io un po' lo penso, Anna, però me lo tengo per me. Facciamo così. Non lo so, io ogni tanto queste cose così che piovono, ma insomma, no, secondo me non si tratta di essere maga, è che la realtà, no, ha sempre un po' delle faccette così che le puoi saper cogliere oppure no, insomma, hai questa capacità di prenderle nell'aria o no. Io devo confessarti che soprattutto questa parte inerente a Guido e alla sua famiglia, quindi è questo seriosissimo e anche molto importante ingegnere dell'industria automobilistica torinese, mi ha riportato alla mente tutta una serie di film a cui sono particolarmente legata, mi viene in mente La meglio gioventù. Dimmi che anche tu, mentre lo scrivevi, lo sapevi che era un pezzo cinematografico. Ma io non lo so, io ovviamente lo vedo molto cinematografico, infatti ogni tanto ho rotto un po' le scatole dei miei amici cineasti dicendo: "Oh, ma lo dovete vedere", perché poi non sono una persona molto entrante, non mi permetterei mai di dirgli no, perché loro le storie se le cercano da soli, però in effetti io lo vedo molto, sì, per me sono assolutamente cinematografici, però sarebbe che lo trovassero così anche chi fa il cinema. Noi Devo lavoriamo sempre lì, dire Anna, con delicatezza, appoggiamo questo suggerimento in generale nel mondo web, che non si sa mai. no, mai dire mai. Devo dire che Guido e Giulia sono anche ispirati a due persone che sono state nella mia vita. Giulia è ispirata da Giulietta Fratini Attanasio, che è stata effettivamente una collega di mia madre, che è morta molto giovane come Giulia, e che io ho molto ammirato, lei e il marito Carmelo Attanasio, che è ancora vivo, e che hanno seguito anche le vicende insieme ai figli di questo libro, e che saluto, e che ovviamente per me sono personaggi molto vividi, ecco, perché Certo. che hanno una parte, no? Naturalmente la storia è assolutamente di fantasia, però è ispirata in parte anche da personaggi veri, per esempio l'alter ego Simone Battistelli è l'alter ego di Marco Beccherini, che è effettivamente un ballerino e coreografo che lavora a Marsiglia e che era il figlio dei gestori del mio Bagni Aldebaran, dove sono andata io al mare da ragazzo. Comunque è molto giusto anche iniziare le proprie avventure, questo è il mio punto di vista, le proprie avventure, quelle importanti, parlando di ciò che si sa. Secondo me Assolutamente. una radice di ciò che si sa attecchisce sempre in modo diverso, anche agli occhi del lettore. Io come lettrice cerco sempre un fondo di verità, anche quando la storia è inventata, anche quando ovviamente mi fa piacere anche comprendere quanto lo scrittore sappia immaginare cosa ci sia dietro le cose. Però io la ricerco sempre la verità, il fatto che lo scrittore non mi stia proprio prendendo in giro del tutto, ecco. Penso anch'io che oltretutto
La mia impressione è che la verità, la realtà diventi molto più reale quando si mescola con la fantasia, quando viene rielaborata nel nostro fantastico. Oltre a essere un processo ovviamente che serve tantissimo a noi per capire, per evolversi, è anche proprio, no, un processo di significazione del reale. Certo. Fantastico, no? Adesso leggerò io una delle frasi che mi sono nella mia fantastica agenda delle frasette. Io sono come le ragazzine di 14 anni che segnano le frasi delle canzoni, più o meno. Cosa bella. Sì, ti adoro comunque ricordarmi certe cose, soprattutto questa. Abbiamo chiamato i nostri fantasmi con il loro nome e ci siamo aiutati a sconfiggerli. In un libro fatto di ricordi, di dolori forti che comunque poi si riescono a superare, di passato e di presente, volevo sapere dentro la testa di Anna se anche tutto ciò era da considerarsi un fantasma, cioè quanto anche i desideri e i ricordi all'interno del tuo libro possono essere considerati dei fantasmi. Allora, io penso che una delle cose più importanti di questo libro sia il fatto che offro un processo che si sviluppa in una maniera positiva, cioè parte veramente da delle situazioni traumatiche importanti, però il messaggio che io voglio dire è che no, molto spesso questa società ci fa sentire schiavi del nostro trauma, no? Cioè paralizzati tutta la vita dal dolore, dagli eventi traumatici. Io invece ho messo, diciamo, impegno nel mio processo, mio individuale, per capire che no, c'è una via di uscita, possiamo essere delle persone sanate dal trauma, basta accorgersi del lavoro giusto, dell'energia giusta che ci viene offerta dalla vita per uscirne. Quindi questo, diciamo, è per me la cosa più importante che io voglio dire con questa storia. I ricordi e i desideri possono essere fantasmatici dentro di noi, cioè ci possono tenere legati in una maniera talvolta anche negativa, no? Cioè nel senso che o perché non troviamo la strada per realizzarli e crediamo di dover fare chissà quali sforzi anche magari per realizzarli, o perché determinati fatti, determinati ricordi ce li sentiamo come un blocco, no? Un qualcosa di non superabile, dal quale non riusciamo ad andare oltre verso la nostra realizzazione, verso i nostri desideri. Invece questi fantasmi li possiamo sempre elaborare, no? Li possiamo elaborare anche in una maniera che ce ne faccia uscire fuori. Non è che scompaiono, rimangono lì, ma magari invece di essere visti come zombie sono visti con maggiore indulgenza da noi, no? E io quindi, intanto quando parlo di cose dolorose che mi sono capitate, come insomma, nella vita di chiunque, no? C'è un'alternanza gioia e dolore, mi chiedono: ma come hai fatto a superare quella cosa lì? Insomma, io non credo di aver superato. Ormai la differenza è che prima il buco nero era lì e mi faceva paura e a volte mi inghiottiva. Adesso ci giro un po' intorno, ma perché conosco cos'è un buco nero. Infatti, no, che poi è un po' la storia di alcuni di questi personaggi. Esatto. Un evidente buco nero enorme, ci possono cadere dentro come qualcuno fa e non tornare più su, oppure si possono accorgere che c'è una mano tesa, una stella doppia che in qualche modo ti aiuta a uscirne fuori, no? Cioè ci puoi guardare dentro, lo temi, però nello stesso tempo sai che puoi non esserne inghiottito, che puoi risorgere da te stesso. E questo voglio che sia il messaggio. Un bellissimo messaggio, Anna, grazie. Grazie a te.
Siamo giunti alla conclusione della nostra chiacchierata che farei durare per ore e ore e ore, ma il mezzo dell'internet pare sono vieti. E poi fondamentalmente compratevi il libro perché appunto sosteniamo l'editoria, sosteniamo gli scrittori, sosteniamo le librerie, comprate, regaliamo bellezza, compriamo bellezza. Per favore, Anna. Concludiamo con tre aggettivi con cui descriveresti il tuo libro. Allora, è un libro emozionale, c'è tanta emozione. È un libro costruttivo perché appunto il messaggio di fondo è un messaggio in positivo, non è un libro nichilista. E è un po' intrigato perché ci sono tante storie che si intrecciano e che bisogna avere la pazienza di seguire per arrivare a sciogliere i nodi. E ti assicuro che questo caffè con latte è solo la prima parte, perché la seconda parte sarà un bicchiere di vino in Toscana a casa di Anna. Questa è una Senza. promessa. Va bene. Grazie Benissimo. Anna, grazie per come ti sei regalata. In bocca al lupo per il libro. Tanto noi siamo qui e facciamo tutto il tifo per te. Grazie mille, è stata una chiacchierata bellissima, molto profonda, ti ringrazio. Grazie a te Anna, grazie davvero. Ciao. Ciao.